Guardate, avere un presidente del Consiglio che qualche tempo fa parla di pizzo di Stato per quanto riguarda le tasse, Salvini che dice che gli italiani sono ostaggio dell'Agenzia delle Entrate, oggi Pichetto Fratin che ritorna sul condono tombale, significa dare un messaggio sbagliato. Chi vi parla, il Movimento 5 Stelle, non è mai stato per atteggiamenti persecutori nei confronti dei cittadini. Dobbiamo creare un clima di fiducia reciproca fra Stato e cittadini, ma che i nostri governanti dicano che pagare le tasse diventa addirittura e incitano all'emersione del nero e pagare le tasse è un fatto negativo, questo è gravissimo. È gravissimo perché così rompi la pace sociale, rompi la possibilità ovviamente della sostenibilità anche del quadro finanza pubblica e soprattutto dai un segnale veramente devastante per tutti i cittadini onesti. Questo non è accettabile, non è assolutamente accettabile e va contrastato. È una subcultura tossica di governo.